Franchise, e oggi siamo qua con Cece per continuare la The Kaizo Covers CTM. Ok. Bella. Appunto, non ho fatto salutare Cece. Dobbiamo andare a vedere nel dungeon dove abbiamo trovato il legno, i sapling e tutto il resto, se c'è magari un'altra lana da qualche parte. Non saprei proprio dove cercarli. Beh, forse verso de... Madonna, quanti creeper! Da dove spawnate? A meno che non dobbiamo scendere, tipo. Infatti è quello che dicevo io, però. Perché io, in uno di quei buchi, avevo visto una luce in fondo. Infatti, eccola là. C'è una luce? Sì, secondo me si scende. Però... Boh. Dici che hanno fatto i bastardi? C'è un creeper, aspetta che lo faccio fuori con un arco. Aspetta con l'arco. Perché guarda, vedi la luce. Sì, ma viene da sopra quella luce lì, mi sa. Dici? Sì. Ok, morto il creeper. Grande. Però è vero, si scende di parecchio qua. No, no. Ok. Cosa è successo? Cosa è successo che... Ah no, è vero, però c'è una luce lì in fondo. Non viene dall'alto quella luce lì, hai ragione. Ti serve un piccone? Ti serve un piccone? No, no, ce l'ho. Gli ingegneri all'opera. Ah, ma stiamo facendo due scale diverse, aspetta. Ma io non ho torce, però. Ne ho 5, spero basti. Ok. Okay. Non vorrei tipo che qua ci sia qualche tra. Lana. Sì, ma c'è il creeper, lana. C'è un creeper dietro. Creeper, ma là. È spawnato qua, Lana. Oh mio Dio. Dì, che grandi. Aspetta un attimo. C'è qualcosa qua? Ah no, è un buco forse, su un buco. Sì, è un buco, sì, sì, è un buco. Lana? Di già? Sì. Ma era nascosta bene, però. Sì, ma è stato più... La lana magenta! Ma cos'è? Ma siamo dei miti! Qua? Ma è perché hanno detto, tanto la nascondiamo bene. Vai così, altra lana. Vai, proviamo a scavare a vuoto. Qua c'è un buco, guarda! Sì! Vabbè, allora i buchi, caderci non era proprio una cosa così male. Sì, morivi, però... Però se ti andava di culo, trovavi là. Direi che possiamo risalire, allora. Sì. Cioè, spacca la... Cioè, tipo, 3 minuti di video abbiamo fatto e abbiamo trovato la lana. Io direi che dobbiamo andare nel dungeon quello là in fondo per cercare l'intersezione. Non penso che ci sia qua. Sì, sì, è quell'altra. Non abbiamo tantissime patate. Quante ne abbiamo? Ancora 7 lana magenta. Lana magenta. Ma no, ma non è di lì secondo me. Sì, è di qua. Non ti ricordi che c'era l'accesso ai ragni velenosi di qua? Che noi abbiamo detto no, non andiamo a vedere niente. Ah, c'è ragione. Sì, l'ho già visto, è lì l'intersezione, l'ho vista. Dove sei? Oh, ragno velenoso. Ah! Ok, morto. Io sono dove c'è la lana. Ok. Sì, allora era a quel punto là che... Oh, occhio, ragni velenosi, occhio. Ma volano sti cosma. Ma c'è uno spawner? Ammazzato. Ma c'è uno spawner di sti cosi? Sì, sì, cadono dall'alto. Cadono dall'alto. Sì, da quel buco lì in alto. Dov'è? Sono andato sopra una pressure plate. Ah, oh! Ma non ha fatto niente. Ah, forse cadeva la cosa. Aspetta che tappo. Chest, okay, con cartello aspetto di fuoco.
contraccolpo. Sai, tipo la prima. Vabbè, guarda tu. Stanno aumentando i bonus al cartello. Cioè, non ho capito. Facciamo così allora. Allora, facciamo così. Ripuliamo la strada per arrivare al nostro. Prima di iniziare qualsiasi dungeon. Buona idea. Chiudili tutti i dungeon. Sì, va bene. C'è un cartello qua, cosa dice? Silver Mine. Silver Mines. Cavern of Sky. The Twisting Dark. I pantaloni? Sì, ce li ho i pantaloni. Cartello, sì, dai, prendiamolo. Penso che lo prenderemo malamente, però. Senti tutti i radio delle musiche, che casino che fanno. Allora, Silver Ruins, c'è la lava, manco a morì. Cavern of Sky o The Twisting Dark? A me mi piacerebbe The Twisting Dark. Ma cosa per andare direttamente al monumento? Oddio, i bug! Guarda che bug! Eh sì, due. Ragni buggati dal tubo. Perché i ragni velenosi sono sempre così buggati? Allora, quale facciamo? Ambar, baci cicco qua, tre cilette sul colo. Quale facciamo? Andrei the Cavern of Sky. Oddio, sa tanto di piattaforme volanti. Sì, anche a me, però vabbè. Allora, aspetta che... c'è un bel salto da qua. Cioè, non è un bel salto. Scala. Vai, ingegnere. Oddio, scala overpower. Perché non potevamo far così. Oh mio Dio. Buchi. Oh mio Dio, non... Occhio, c'è. Occhissimo, c'è la lava lì sotto. La lava? Sì, c'è la lava lì sotto. Occhio che gli stai facendo il ponte a lui, eh. Occhio che stai facendo... Aspetta. C'ho l'arco. Ok. Questo qua. Sembra tutto normale. Oh, chi ha spento la luce? Ne abbiamo messe due? Sì. Aspetta, hai levato me. Mi sa tanto che sono i ghast. Sì. Sono i ghast. Sono i ghast questo. Secondo me. Quanto cavolo è grosso! Oh mio Dio! Una chest. Vedo uno zombie qua sotto. Oh mio Dio, no, vi prego. No, qua ci sono minimo due lane. Minimo due lane, dici? Sì, secondo me, sì, è troppo grosso come dungeon. Sì, ma dove cavolo potrebbe essere? Poi... Ma la facciamo ne facciamo un altro? Vuoi farne un altro o facciamo questo? Vabbè, dai, qua abbiamo esplorato, andiamo via. Abbiamo esplorato, basta così, per me va bene. Beh, cosa c'è qua? Perché metto la ghiaia a caso? Sì, appunto, non ha senso. Oh, fammi controllare. No, non sono silverfish, di così. No, in questo non ci sono, speriamo in quello dove. Quindi adesso dobbiamo provare. Allora, di qua solito... chiuderei. Abbiamo controllato, è un bordello. E qua da dove ci arriva? Io proverei la The Twisting Dark. Spero che non ci siano tutti gli Enderman. Andiamo. Sembra una grotta normalissima. Sento tanti zombie. Oddio. Vengo giù dall'alto. Oddio, c'è. Ah, vabbè, sono controllabili. Due alla volta ci sta. Torcifica un attimo. Fatto. Ma io direi che cavolo siamo scesi qua a fare. Cioè, non c'è un tubo di niente. Facciamo così. Anzi, va avanti. Ma piuttosto. Va avanti qua. Chi ha tolto la torcia? Io. Okay. Devo fare la scala qua. Vedo dell'acqua. Acqua, sì. Però hai delle torce? Sì, ne ho ancora tre.
Vieni, vieni, vieni verso di qua. Ci sono bloccato. Spawnano zombie, spawnano zombie. Dove spawnano zombie? Là. C'è uno spawn. C'è l'acqua, vengo giù dall'acqua. Vengo giù dall'acqua. Sì. Ok, andato. Oh, chi mi ha colpito? No, oh, vieni dietro uno scheletro. Scheletro nel tubo. Morto, morto. Attenzione, Cece è quello che faceva più fail all'inizio, adesso è inarrestabile. Non riuscito a... Oddio, ho sentito. Premere una croce. Destro, no, cioè su, destra, sinistra. Aspetta, sto un piccignacolo con la corazza oro. Oh, 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 zombie, zombie, zombie. Oh, ho la corazza in oro. Distrutta, ma c'è. No, mi ha dato fuoco lo zombie. Ma dove sei? Sto facendo un altro giro, aspetta. What the fuck? Sono sopra di te. Sono sotto. C'è del carbone però, aspetta, c'è del carbone. Si va più sotto. Se si va di qua si va più sotto. Ma porca miseria sti zo. Oh! Buggato del tubo, non riuscivo a colpirti. Prova a venire su con l'acqua. Oh, oh, oh! Sto venendo su. Ho un cuore e mezzo. Dove sei? Sono qua. Sei da tutt'altra parte, aiuto. Ma sei andato su con l'acqua? No, creeper, creeper, creeper. È esploso. Creeper. Aiuto, ho due cuori. Dove sei? Dove sei? Sono morto. E ho tutta la roba nell'acqua. Hai tutta la roba nell'acqua? Sì, sai dove c'era il getto d'acqua che ti ho detto vengono giù i zombie dall'acqua? Ecco, io sono salito dall'acqua e lì. Ma c'erano le torce, non le torce. No, è vero che mi tocca rifare tutto il viaggio. E se io portassi dei letti? Oh mio Dio, da dove vengono tutti sti zombie? Se io portassi dei letti? Boh, non so se ti conviene abilità. Ma cos'è? Non lo so perché sono. Oh, ma continuano a venire giù zombie! Fai delle torce, Cici. Fai delle torce. Sì, però non abbiamo più finito. Acqua dove? Oh, non riesco a salire con l'acqua. Non abbiamo carbone. Come non abbiamo? C'è nella fornace. Ah, ok. Dov'è che sei andato un po' lì? Sei salito su tutto fino in cima. Oddio, creeper! Joker! Dove sei? Vieni fuori! Hai paura di affrontarmi? C'ero dietro di te! No! Ah! Prez! Geo! Ma che c***o! Sono sconvolto!